È arrivato il momento di accendere il nostro schermo virtuale. Ecco fatto. Attivare le nostre tre sorgenti. Ne selezioniamo una. Vediamo chi di voi viene scelto. Ecco qua. Ciao, sono Federico. E io sono Enrico. Sappiamo che l'uomo di ghiaccio può resistere al freddo quanto vuole. Ma gli umani quanto possono resistere? Caro Enrico, caro Federico, grazie per il vostro messaggio e per rispondervi dobbiamo coinvolgere un'altra coppia famosa, i nostri esperti in supereroi, Georgia e Michele. Azione! Brrr, che freddo! Oggi parliamo dell'uomo ghiaccio, uno dei favolosi X-Men. Ma certo, Giorgia, uno dei supereroi mutanti della scuola del professor X. Vediamo insieme la sua carta d'identità. Vero nome. Data di nascita, 1963. Costume, i suoi vestiti diventano di ghiaccio insieme a lui. Superpoteri, può congelare qualsiasi oggetto e creare trampolini e proiettili di ghiaccio. Segni particolari, è un mutante del livello Omega, uno dei più potenti tra gli X-Men. Il nostro supereroe è in grado di assorbire l'umidità circostante per creare del ghiaccio. E di ghiaccio sono anche i proiettili che può creare dal nulla per sconfiggere i propri nemici. È anche in grado di abbassare la propria temperatura interna e di congelare fino a 70 gradi sotto zero, acquisendo così una grandissima resistenza. Nella realtà sappiamo bene che la nostra temperatura corporea raggiunge circa i 36-37 gradi, ma a 30 gradi si rischia addirittura già il congelamento. A 27 poi le possibilità di sopravvivenza sono veramente molto basse. Questo non significa che una persona non possa resistere a temperature esterne molto basse anche per molto tempo. Ad esempio, guardate questi nuotatori russi. Ogni anno si immergono in uno stagno ghiacciato. La temperatura dell'acqua è di un grado e la temperatura invece dell'aria è di meno 20 gradi. Ma questi sono matti, mi vengono i brividi solo a pensarci. Matti? Beh, allora guarda il famoso illusionista americano David Blaine. Nel 2000 si è fatto rinchiudere in una gabbia di ghiaccio nel centro di New York. Sai quanto ci è rimasto? Circa 63 ore, in pratica 2 giorni e mezzo. Quando è stato tirato fuori era praticamente in fin di vita e non ha camminato per quasi un mese. Beh, un'impresa eccezionale. Sicuramente per affrontarla avrà avuto bisogno di molto sangue freddo. Abbastanza. Ragazzi, continuate a scriverci, aspettiamo le vostre domande sui vostri eroi preferiti. Chiedetelo a noi! Come fanno i supereroi?